Ciao, detective! Spero tu stia bene e sia pronto a cimentarti in un compito impegnativo. Prendi un caffè per svegliare il cervello e iniziamo! Yeah. Guarda questo sub. È sceso fino al fondo dell'oceano senza alcuna attrezzatura per immersioni. Sorprendentemente, è rimasto immerso per ore senza aver bisogno di risalire per prendere aria. Com'è possibile? Non ha avuto bisogno di una tuta da sub o attrezzatura perché si trovava in un sottomarino. Ci sono 5 mele, verdi e rosse. Di qualsiasi coppia di mele, almeno una è rossa. Quante mele verdi ci sono? C'è solo una mela verde. In ogni coppia di mele, uno o entrambi i frutti sono rossi. Ciò significa che non può esistere una coppia in cui entrambe le mele sono verdi. Il che, a sua volta, significa che non ci può essere più di una mela verde, altrimenti formerebbero una coppia. Guarda queste persone. Ognuna di loro sembra avere qualche problema di salute. Ma, in realtà, una sta solo fingendo. Chi? Rick. Se guardi attentamente, noterai che il suo telefono è nella tasca destra. Deve essere stato il suo braccio rotto a mettercelo. Hai una serratura con un codice speciale composto da 3 cifre. Ogni cifra può essere un numero da 1 a 9. Per aprire la serratura, devi scoprire il codice segreto. Lascia che ti aiuti. Prima del primo numero dico più alto. Prima del secondo numero dico più basso. E prima dell'ultimo numero dico corretto. Puoi indovinare il codice? Il codice è, in realtà, il numero di lettere nelle parole più alto, più basso e corretto. 7, 8 e 8. C'è un muro invisibile davanti a te. Come puoi capire esattamente dove si trova senza toccarlo? Devi lanciargli qualcosa, ad esempio una palla. Ovunque questa si fermi a mezz'aria è dove si trova il muro invisibile. Puoi nominare una parola che diventa più corta quando le aggiungi 3 lettere? È proprio la parola corta. 3 fratelli vincono 2 scooter dello stesso prezzo in una lotteria. Per dividere equamente la vincita, il fratello maggiore e quello di mezzo prendono ciascuno uno scooter. Poi, ognuno di loro dà 350 monete al fratello più giovane. Quanto vale uno scooter in monete? ¥1050 monete. Vedi, il fratello più giovane ha avuto questa somma di denaro, ovvero un terzo del costo dei 2 scooter. Significa che i 2 scooter valgono 2100 monete. A sua volta, uno scooter costa 1050 monete. Riesci a pensare a qualcosa di così fragile da poter essere rotto anche solo pronunciando il suo nome? È il silenzio. Kate vive al quarto piano e Alex vive al secondo piano. Quando sale al quarto piano, Kate sale 60 gradini. Quanti gradini deve salire Alex per arrivare al secondo piano?
La tua prima risposta potrebbe essere che Alex deve salire 30 scalini. È la metà di quanti ne deve fare Kate perché vive a un piano due volte più alto. Ma non è così. Quando Kate sale al quarto piano, sale 6 rampe di scale. Quindi ci sono 20 scalini tra due piani. Ciò significa che quando Alex va dal primo al secondo piano, sale 20 scalini. Un pappagallo ha vissuto meno di 100 anni e può rispondere solo sì o no alle domande. Quante domande devi fargli per scoprire la sua età? A prima vista potrebbe sembrare che gli si debbano fare fino a 99 domande, ma in realtà si può capire la risposta con un numero molto inferiore di domande. Per prima cosa chiedi al pappagallo: hai più di 50 anni? Se risponde sì, la sua età è compresa tra 51 e 99. Se risponde no, la sua età è compresa tra 1 e 50. Il numero di opzioni si riduce della metà dopo la prima domanda. La domanda successiva da fare è: hai più o meno di 25 anni? Oppure hai più o meno di 75 anni? A seconda della risposta alla prima domanda. Queste domande riducono il numero di opzioni di 4 volte. Alla fine bastano solo 7 domande. Una matita è stata posata sul pavimento e a diverse persone è stato chiesto di saltarci sopra. Ma nessuno ci è riuscito. Perché? La matita è stata posizionata vicino a un muro. George Washington, Sherlock Holmes, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven e Napoleone Bonaparte. Quale di questi personaggi famosi è diverso dagli altri? Sherlock Holmes, perché è un personaggio immaginario, mentre gli altri sono figure storiche reali. Immagina un ponte di 8 km che può sostenere esattamente 25 tonnellate. Un camion completamente equipaggiato pesa 25 tonnellate, incluso il conducente. Il camion inizia a procedere sul ponte. Nel mezzo del ponte, un piccolo passero si posa sul camion. Ma, sorprendentemente, il ponte non crolla. Perché? Il camion ha utilizzato un po' di carburante per arrivare al centro del ponte. Anna ha studiato contabilità all'università. Le sue coinquiline vogliono mettere alla prova la sua intelligenza. Prendono 3 buste e vi scrivono dei messaggi. Poi mettono le risposte alle domande d'esame di Anna in una delle buste. Solo una contiene un messaggio veritiero. Gli altri 2 sono falsi. Anna non può aprire le buste e ne può scegliere solo una. Il primo messaggio dice: qui non ci sono le risposte d'esame. Il secondo dice: le risposte d'esame sono qui. E il terzo messaggio dice: le risposte d'esame non sono nella seconda busta. Quale busta dovrebbe scegliere Anna? La terza. Dice la verità, il che significa che le risposte dell'esame sono nella prima busta. Un uomo d'affari sta per passare il controllo di sicurezza in aeroporto quando si rende conto che qualcuno ha preso il suo bagaglio. La polizia dell'aeroporto ha 3 sospetti. Lisa dice: non prenderei mai una vecchia borsa marrone, ho la mia, rosa e bellissima. Mike spiega che viaggia leggero e non ha bagagli, mette tutto nello zaino. Rob ha un braccio rotto e una caviglia slogata, a stento può portare qualcosa. La polizia capisce immediatamente chi è stato. Tu riesci a capirlo?
Lisa, oh no. Nessuno le ha detto che il bagaglio era marrone. Allora, come ha fatto a capirlo? Quando degli amici decidono di giocare a carte, notano che alcune si sono perse. Realizzano anche che, se distribuissero le restanti carte tra quattro persone, ne rimarrebbero tre. Se distribuissero queste carte tra tre persone, ne rimarrebbero due. E se le distribuissero tra cinque persone, ne rimarrebbero di nuovo due. Quante carte sono rimaste nel mazzo? Ci sono 47 carte nel mazzo. Se 47 è diviso per 4, ne avanzano 3. E se 47 è diviso per 3 o 5, ne avanzano 2. La signora Kim chiama il preside della scuola per segnalare che qualcuno ha preso i test dei suoi studenti. Aggiunge di aver notato uno sconosciuto che indossava abiti scolastici, guanti e una maschera rossa camminare nei corridoi della scuola. Questa persona aveva anche tre tatuaggi a forma di stella sulle dita. Il preside non crede all'insegnante. Perché? Ha detto che la persona indossava i guanti. Ma allora, come ha fatto a vedere tre tatuaggi a forma di stella sulle dita dell'intruso? Deve aver perso le prove lei stessa e ora sta cercando una scusa. Devi prendere un taxi. Oh, che fortuna! Non ce n'è uno, ma ben tre. Ma quale auto dovresti scegliere? Il primo taxi non ha la targa. È sospetto. E il conducente del secondo taxi si è coperto il viso con una maschera. Inquietante. Dovresti scegliere il terzo taxi.